Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Vi chiedo subito un grandissimo like, come state facendo d'altronde per tutti i miei video, perché oggi è il secondo video di giornata ed è il quinto dei rivitalizzati. I rivitalizzati, questa rubrica è dedicata a coloro che non hanno fatto benissimo nella stagione 2020-2021 e che potrebbero rilanciarsi nella prossima. Vi anticipo già che sono tre centrocampisti. E vi chiedo nei commenti di dirmi se siete d'accordo o meno con questi tre nomi. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, è semplicissimo e vi permette anche di commentare in tutte le live che faccio anche oggi alle ore 21:30. Potete già andare a cliccarci subito un like, così YouTube vi avvisa con una semplice notifica. Vi ricordo anche di attivare tutte le notifiche per il canale. Con la campanellina, l'attivate per tutte le notifiche, così venite avvisati da YouTube appena pubblico un nuovo video, quando vado in live. Detto questo, vi ricordo che ci sono gli abbonamenti attivi. A 2,99 euro troverete un fantacalcio anche dedicato a voi. Oltre a ricevere tutte le risposte sotto ai video o nelle live, avete una corsia preferenziale. A 9,99 euro invece potete essere seguiti. Sia se fate un fantacalcio privato, quindi con gli amici o fantacalci magari importanti con premi privati, ma anche e soprattutto con Magic Gazzetta che è partito oggi alle ore 12. Quindi mi raccomando, ragazzi, se vi va, solo 9,99 euro. Detto questo, andiamo a vedere i tre rivitalizzati di oggi. Partiamo con il primo nome. Ho portato Kevin Agudelo. È un giocatore che a me piace, è molto offensivo, anche se diciamo guardando le statistiche ancora non ha fatto vedere praticamente niente. Nel senso, l'ultimo anno era allo Spezia, diciamo, ha avuto una media voto di 5,89 in 29 presenze e 6 di fantavoto, quindi diciamo molto bassa, molto basse entrambe le categorie. Infatti, se andiamo a vedere, in 29 presenze ha realizzato un gol e solamente due assist e anche quattro ammonizioni. Però secondo me ha un potenziale veramente enorme e se Ballardini magari inizia a puntarci, può essere diciamo un giocatore che potrebbe farvi una discreta differenza. Ovviamente, magari in un fantacalcio a 6 anche un solo credito non è facile puntarci, questo lo capisco. Però listato centrocampista come quest'anno e magari vi gioca nei tre davanti, potrebbe essere un bel colpo veramente. Non è facile perché il Genoa davanti magari sicuramente un posto potrebbe essere di Shomurodov, però diciamo, vi ripeto, come potenziale altissimo potrebbe essere un nome interessantissimo per il fantacalcio. L'ho portato adesso, forse è un po' presto perché potevo aspettare e vedere magari un attimo il calciomercato del Genoa, che è sempre una squadra che sia nel mercato iniziale, che nel mercato di riparazione fa tantissimi cambi. Però l'ho voluto portare per il potenziale del ragazzo. Secondo me questo è un bel prospetto e a me piace perché è forte sia a livello tecnico ma anche a livello fisico. Non è come dire, non è un Brian Diaz magari che soffre l'avversario a livello fisico. Lui invece regge e botta e se trova la squadra che gli dà continuità e lo fa giocare, potrebbe essere un bel crack al fantacalcio, soprattutto, anzi esclusivamente però da centrocampista. Avendo finito Agudelo, passerei subito al secondo. Ho messo Verdi. Allora, su di lui comincio con un inciso. L'anno scorso, forse sono stato l'unico qui su YouTube a metterlo in quarta fascia. L'avevo messo come quei giocatori da prendere a 1, 2, massimo 3 crediti. E tra virgolette ho ricevuto anche numerose critiche perché tutti, soprattutto qui anche su YouTube, sia utenti che fantacalcisti credevano che fosse l'anno di Verdi che avesse potuto spaccare al fantacalcio.
Per me non era così, però quest'anno perché lo porto? Lo porto perché il suo appeal fantacalcistico sicuramente è sceso tantissimo, perché una stagione in cui, voglio dire, andiamo a vedere le statistiche, 33 presenze, 5.75 di media voto, 5.91 di fanta media voto. Capite bene che non sono numeri assolutamente neanche sufficienti. Detto questo, quando andiamo a vedere i gol, in 33 presenze ha fatto un gol e 5 assist. Poi aveva fatto anche una presenza in Coppa Italia, se non sbaglio, contro il Lecce, e ha fatto 2 gol. Però vi ripeto, sicuramente quest'anno lo pagherete veramente spiccioli. Ecco, Juric secondo me potrebbe rilanciarsi. Potrebbe rilanciarsi perché al Verona, per esempio, nonostante non avesse chissà quali giocatori il Verona, Juric ha fatto benissimo. E i suoi trequartisti, voglio dire, sia Barak che Zaccagni, in determinate, anzi, Zaccagni, diciamo, nella prima parte di stagione, nella seconda un po' meno. Barak è stato invece più continuo per tutto l'anno. Hanno fatto un campionato veramente eccezionale. Ovviamente, anche lui bisogna vedere se rimane al Torino e se Juric ci punta. Secondo me, la coppia Verdi e Berenguer, uno dei due potrebbe giocare, anche se arrivasse magari Junior Messias, perché si parla che potrebbe arrivare lui o al Toro o alla Fiorentina. Però secondo me lui, quel credito da spendere in un fantacalcio a 8 potrebbe valere tantissimo, e per questo lo porto, perché potenziale alto, costo basso, e quindi magari potrebbe riuscire un colpo sensazionale al fantacalcio, soprattutto perché è centrocampista. Andiamo a vedere l'ultimissimo nome, l'ultimissimo nome. È vero, Rajan Nainggolan ancora non è al Cagliari, però secondo me al 99% in questi giorni verrà ufficializzato al Cagliari, perché prima di tutto Inter e Cagliari ormai da qualche anno fanno scambio, comunque si acquistano giocatori. Barella, Nainggolan che va e viene tra Inter e Cagliari, si parla di Nandez che potrebbe andare all'Inter, Godin passato dall'Inter al Cagliari, quindi hanno sempre dei rapporti di mercato, quindi secondo me Nainggolan il prossimo anno giocherà nel Cagliari. Detto questo, quest'anno sicuramente l'annata di Rajan Nainggolan non è stata positiva. Andiamo a vedere le statistiche: 26 presenze, 6.07 di media voto, 6.09 di fanta media voto, quindi non numeri eccelsi. Però io non mi scordo che nella stagione 2019-2020, quando è passato al Cagliari, quindi questi numeri sono diciamo un po' diciamo non aveva fatto chissà quante presenze, 26, 6 gol e 6 assist. È una stagione veramente da incorniciare, quindi non mi scordo di queste statistiche. Per questo, nonostante la stagione 2021 abbia fatto un solo gol in 26 presenze, io lo porto perché sicuramente anche lui, l'appeal al fantacalcio sicuramente sarà sceso, perché quando viene da una stagione così un po' difficile, sicuramente lo pagherai molto meno della stagione precedente. Però lo porto perché potrebbe giocare nuovamente sulla tre quarti, diciamo, tolti i guai fisici di Nainggolan, che sempre, come vedete, magari quelle sono le sue presenze, 25, 26, 27, a 30 difficilmente ci arriva perché i problemi fisici ormai qualcuno ce lo ha sempre. Però anche lui è un potenziale crack. Cioè, ad esempio, magari faccio un esempio di un centrocampista che potreste pagare, diciamo, decisamente molto più di Nainggolan, come Calhanoglu. Non mi intriga più di Nainggolan, nel senso, Calhanoglu, se dovesse fare la mezzala all'Inter, non sono sicuro che porti una media voto, una fanta media voto migliore di Nainggolan, ma sicuramente Nainggolan lo paghi meno. E quindi questo è il motivo per cui lo porto. Magari anche lui, pochi crediti spesi, e magari potrebbe essere una fantaresa molto superiore. Quindi
E quindi per questo motivo lo voglio portare, anche perché il Cagliari non mi dispiace come squadra, e l'anno scorso ancora non mi spiego come abbia fatto ad essere invischiata nella lotta per non retrocedere. E questo è importante perché se una squadra va bene, i voti, soprattutto su fantacalcio.it, sono decisamente migliori. Perché fantacalcio.it non guarda tantissimo la prestazione dei giocatori, ma se vincono o se perdono. Se la squadra vince, se un giocatore gioca da 5,5, magari prende 6,5. E questo ormai è risaputo perché negli anni è sempre stato così. Detto questo, Nainggolan è uno che i gol in carriera li ha fatti. E secondo me può continuare a farli. E questo è un giocatore che già, nonostante andiamo a vedere un solo gol, però la media voto è 6,07, quindi è leggermente superiore al 6. Calcolate che, sempre parlando di fantacalcio.it, se fa un gol un giocatore, anche se stesse prendendo 5, 5,5, magari passa subito a 7. E questo è importante perché magari se avesse fatto pure 2-3 gol, già la media voto sarebbe invece 6,07, magari 6,20, 6,25, e poi non parliamo della fanta media voto. Quindi questi numeri sono un po' drogati, diciamo così, dal fatto che abbia fatto un solo gol. Con questo, ragazzi, è veramente tutto. Io vi ricordo che questa sera alle 21:30 saremo, come sempre, come tutti i giorni, in live. Tra parentesi, tranne quando nascerà mio figlio, sarò sempre con voi. Risponderò a tutte le domande. Sto facendo live lunghissime di anche 2 ore, 3 ore, quindi 21:30 è l'orario di inizio. Potete entrare alle 10, alle 10:30, troverete sempre Rosta là ad aiutarvi. Detto questo, un like sia qui ma anche alla live che vi metterò qui sotto, quindi andate già a cliccarci un like subito. Vi ricordo sempre che in descrizione trovate tutti i link di tutti i video che sono usciti, anche di quello di questa mattina, ore 10. Parlerò di un talento veramente interessantissimo, un bel difensore, andatelo a vedere, link in descrizione. Ultima cosa, ragazzi, iscrivetevi al canale, è gratuito e vi permette di commentare nelle live, perché le live sono esclusivamente per gli iscritti. Basta che voi vi iscriviate e dopo un minuto, se siete iscritti, potete venire in live e commentare. Con questo, ragazzi, è veramente tutto. Ciao, ragazzi!